Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, e voi tutti i radioascoltatori sintonizzati su Radio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti, un santo pomeriggio, da Leonardo Maria Pompei. Benvenuti a questa nuova puntata di Spazio Giovani. Con questa, se Dio vuole, concluderemo il ciclo di catechesi intitolato appunto Il Mistero dell'Uomo, dove, come vedremo poi nel breve excursus che spero di riuscire a fare al termine, abbiamo cercato di articolare un ciclo catechetico, diciamo così, sulle origini, la condizione, ecco, dell'uomo in questa vita terrena, le sue possibilità ed anche, diciamo, il suo destino, destino che ci ha preso molte puntate, ecco, e che oggi concludiamo andando a vedere la disciplina attuale della Chiesa sulle indulgenze attraverso l'ausilio dell'Inquiridium Indulgentiarum, che, come vi ho detto, è pubblicato recentemente sotto il pontificato di Giovanni Paolo II con le attuali concessioni di indulgenze plenarie e parziali ed anche con le attuali norme che disciplinano in generale e in particolare le modalità di acquisto delle singole indulgenze. Ovviamente oggi devo fare una piccola introduzione assolutamente obbligatoria, perché oggi è il 31 di maggio ed è il giorno conclusivo del mese della Madonna, che spero tutti abbiate santificato con opportuni strumenti di preghiera e di piccoli fioretti. Questo è un mese foriero di grandissime grazie, un mese bellissimo in cui rinnovare, rafforzare, riannodare, rilanciare la nostra devozione, il nostro amore alla Madonna, soprattutto nella forma a lei più gradita, che è l'imitazione delle sue virtù, da un lato, e l'ascolto, l'esecuzione, la messa in pratica dei suoi voleri. Ecco, io mi permetto di richiamare, perché ecco, l'ultima, la penultima meglio, perché ho fatto anche una conferenza qui in parrocchia sulle apparizioni mariane proprio sabato scorso, proprio in occasione del mese di maggio, sulle apparizioni di Civitavecchia, che è già online, consiglierei agli ascoltatori, insomma, di andarla a sentire se credono, perché è, come tutte le conferenze sulle apparizioni della Madonna, alquanto costruttiva. Nelle apparizioni dell'Africa di Kibeho, l'ultima che feci, diciamo, fuori sede a Perugia lo scorso mese di gennaio, ebbi modo di dire che un contenuto ricorrente di quell'apparizione era la Madonna, l'apparizione di Kibeho riconosciuta dalla Chiesa. Per la verità, anche Civitavecchia ha avuto una forma indiretta di riconoscimento ecclesiale, perché la Madonnina che lacrimò sangue è venerata pubblicamente, esposta alla pubblica venerazione nella chiesa appunto parrocchiale di Sant'Agostino di Civitavecchia. Quindi sapete che l'autorizzazione del culto è una sorta di riconoscimento implicito, quindi manca una pronuncia ufficiale da parte del vescovo, però questo c'è. Ecco, ci sono anche dei pareri positivi, ecco, a maggioranza della commissione che a suo tempo studiò il caso. Comunque, non voglio parlare di questo adesso. A Kibeho la Madonna disse testualmente, in più di qualche messaggio: sto parlando ed ho parlato molte volte, in molte forme, in molte parti del mondo, ma non sono stata ascoltata. Ma non sono stata ascoltata, ma non sono stata ascoltata. È davvero drammatica. Ecco, io veramente quando ho fatto quella conferenza ho avvertito nel cuore questo dolore, ecco, materno di Maria, perché in questi tempi difficili che stiamo vivendo se ne è inventate di tutti i colori. E io ne conosco un po' di apparizioni mariane. Non voglio certamente, diciamo che alcune anche molto grosse. Ho conosciuto diversi veggenti tuttora viventi. Ho conosciuto Edson Glauber di Tapiranga, Tapiranga ha già avuto il riconoscimento ufficiale della Chiesa. Pedro Regis, il veggente di Anguera, apparizioni lunghissime quelle di Anguera e multiformi con messaggi e profezie. Ho conosciuto, ci ho parlato la settimana scorsa, Fabio Gregori, papà di Jessica, quindi il protagonista diretto di Civitavecchia. Ho girato santuari e luoghi di apparizione veramente di tutta Europa e di tutto il mondo, insomma, sono stato personalmente anche ad Anguera, sono stato a Guadalupe,
Sono stato un sacco di volte a Rudebach, sono stato a Fatima, sono stato a Lourdes, sono stato a Częstochowa, a Loreto, anche alla Salette, ho perso quasi il conto. L'estate prossima, se Dio vorrà, ecco, vorrei, sono stato a Garabandal, vorrei visitare quando fosse possibile l'Olanda con l'apparizione della Signora di tutti i popoli. Ho in progetto anche di dare un'occhiata negli Stati Uniti, per l'apparizione a Veronica Loica, dove parla dell'Eucaristia. Ecco, veramente ne ho viste tante, ne ho viste. Però effettivamente mi accorgo che c'è qualcosa che non funziona. Per esempio, a Civitavecchia, la Madonna chiese esplicitamente nei messaggi seguenti all'apparizione la consacrazione al cuore immacolato di Maria, al cuore immacolato di Maria, dei singoli e delle famiglie. Ma questa è una cosa che aveva già chiesto a Fatima 70 anni prima. Ah, 70 anni prima, sì. E chiese ancora la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, Civitavecchia. Civitavecchia è il 95. Sapete che Giovanni Paolo II fece quella consacrazione, diciamo così, un po' adattata nell'84. Ma se la Madonna Civitavecchia l'ha richiesta, vuol dire che non stava fatta bene. Ci sono tante cose che la Madonna chiese, ha chiesto, e che sembra che i fedeli non abbiano temperato. Apparizioni, per esempio, mariane, che sono state, diciamo, bistrattate dagli uomini di chiesa, tipo per esempio Ghiaia di Bonate. Come si chiama? Fabio Gregori mi disse che ci hanno provato pure con la figlia sua, cioè con la piccola Jessica, a costringerla a ritrattare, a dire che si era inventata tutto, insomma, no? Quindi, sinceramente, assistere a queste cose per una persona che è devota alla Madonna, poi altre volte si accampa la scusa e queste non sono apparizioni riconosciute. Cioè, a me sembra che, come dire, dietro chiaramente tutta quanta questa operazione di vanificazione di tutto questo vasto apostolato mariano, apostolato mariano curato dalla Madonna in prima persona, ci sia chiaramente un'azione satanica. Quindi ha voglia dire che siamo devoti alla Madonna, ma se non siamo devoti, se siamo devoti alla Madonna, dobbiamo conoscere bene i contenuti. Se uno vuole essere scrupoloso, d'accordo, almeno delle apparizioni riconosciute dalla Chiesa, almeno, d'accordo, almeno. E comunque dilatare gli orizzonti, perché tuttora adesso ci sono tantissimi siti dove la Madonna si muove e appare, e non si possono, a mio avviso, ignorare. Certamente io, quando faccio le conferenze sulle apparizioni mariane, essendo un ministro della Chiesa, è ovvio che presento la dottrina cattolica su questo, spiego la differenza che c'è tra un'apparizione riconosciuta, non riconosciuta, e al tipo di assenso che dobbiamo dare alla prima e alla seconda. Spiego anche in ottemperanza, ovviamente, al magistero della Chiesa che un'apparizione non aggiunge, ovviamente non può aggiungere nuovo materiale alla rivelazione, d'accordo? Non può. Però al tempo stesso aggiungo anche che il senso delle apparizioni, delle rivelazioni private è che o si vuole richiamare l'attenzione su un aspetto, per esempio Civitavecchia, che è l'ultima cosa che ho fatto, la Madonna ha spinto tanto per tutelare la famiglia, e l'abbiamo tanto tutelata che anziché combattere e tornare indietro contro le inique leggi sul divorzio e sull'aborto, adesso ci abbiamo messo l'ultimo tassello di distruzione della famiglia 2 o 3 settimane fa, in modo tra l'altro anche molto giuridicamente discutibile, se uno volesse andare a guardare il pelo nel vuoto. D'accordo? Quindi, oppure, quindi, o su un aspetto, come dire, accentuare, richiamare qualche cosa da farsi che sia urgente e importante per un certo momento storico. Se la Madonna a Fatima ha detto: dovete consacrarvi al mio cuore immacolato, il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio e la via che vi porterà a Dio, ma se lo dice la Madonna, bisogna farlo. Capite? Io, scusate se mi infervoro un po', perché io ho conosciuto tantissimi sedicenti devoti della Madonna, anche per esempio di apparizioni non riconosciute e chiacchierate tipo Medjugorje. Dico, vabbè, che a Medjugorje appaia o non appaia la Madonna, lo dirà poi la Chiesa. Però
Però, per esempio, una Madonna a Medjugorje dice di andare a messa tutti i giorni, lo dice lei, ma non solo a Medjugorje, lo dice in tante altre apparizioni, perché hanno sposato a Medjugorje, di confessarsi almeno una volta al mese, meglio se settimanalmente, di fare due volte alla settimana il digiuno. Allora io mi sono messo tante volte a parlare con i due di Medjugorje, dice, io sono stato 15 volte a Medjugorje. Dico, ma guarda, allora ovviamente metterà in pratica tutta la lettera. A messa tutti i giorni, no padre, ma non c'ho tempo. La confessione, sì, secondo me, proprio una volta al mese, no, che sarebbe il minimo indispensabile, tra l'altro, non quello raccomandato, però cerco il digiuno, no, il digiuno lo posso fare perché mi viene il mal di testa. Dico, ma scusa un attimo, se tu ci credi, d'accordo, questo è un fatto tuo privato perché non c'è ancora un'approvazione ufficiale, e ci vai 15, ma che c'è a fare 15 volte? Tu pensi che la Madonna sia apparsa lì perché tu vai 15 volte lì a fare cosa? D'accordo? A sperare che ti appare pure a te la Madonna, o a sentire il veggente che ti racconta chissà quale cosa strana? È questo il senso per cui la Madonna appare e parla? Se la Madonna appare e parla, avrà qualche cosa di importante da dirci, qualcosa dobbiamo metterlo in pratica. Tutto qui, no? Quindi, ecco, va bene, questo per dirvi, oggi festeggiamo la festa della visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta, no? Ecco, che è una festa importantissima dal punto di vista liturgico, ma la Madonna non ha visitato Santa Elisabetta, la Madonna ha visitato anche gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo, e questo tempo in maniera particolare, perché è vero che ne stiamo vedendo di tutti i colori, quindi grandi croce, e c'è l'aria che puzza e appestata, ecco, del fetore dei demoni che sono scatenati, che stanno facendo una bambassa, insomma, in mezzo al mondo impazzito e corrotto contemporaneo. Però è anche vero che avremmo ricevuto tante grazie, e forse è anche vero che se queste tante grazie le avessimo messo in pratica, forse l'aria sarebbe un po' meno appestata dai demoni, un po' più profumata di rose mariane e di virtù. Ecco, dobbiamo pensarci, dobbiamo a questo qui. Certamente, se non siamo noi che facciamo a gara, capite? La vera devozione consiste nell'imitazione, ma l'imitazione comporta anche l'ascolto, l'obbedienza. Ecco, io la Madonna, glielo dico nella preghiera, la Madonna nei suoi messaggi è sempre umilissima, dice vi chiedo, vi prego. Ecco, io penso che la Madonna personalmente non ci riesce proprio a non essere così piccola e così umile, pur essendo una creatura più grande. Il problema è che l'altra medaglia di questa sua estrema delicatezza e umiltà è che gli uomini, proprio per questi toni un pochino molto dolci e molto materni, sottovalutano le cose che dice, ecco, e poi la fanno piangere lacrime di sangue come pianta Civitavecchia. Quindi vi invito, ecco, al termine di questo mese anche a chiedervi e chiedermi se, come e quanto conosciamo la Madonna, amiamo la Madonna, imitiamo la Madonna, ascoltiamo e mettiamo in pratica quello che la Madonna vuole. E poi, ecco, spero che le nostre parrocchie si facciano, noi la faremo tra poco, adesso siamo in diretta, e se di vuole una bella processione conclusiva con canti e preghiere, rosari del mese di maggio, e una bella messa, ecco, io personalmente lo dico, sperando che qualcuno, consacrerò la parrocchia al Cuore Immacolato di Maria, e io in parrocchia promuovo una volta ogni due mesi la consacrazione dei bambini e delle famiglie, ecco, durante il mese di maggio. E chi ha voluto consacrarsi alla Madonna o cose di questo genere, ne parlo, faccio il possibile, faccio quello insomma che si riesce a fare. Ecco, ma è importantissimo non lasciar cadere a vuoto gli appelli della Madonna e mettere in pratica quello che lei vuole e chiede. A proposito, sono le 17, ora dell'apparizione a Rio de Bac, la salutiamo e poi entriamo nel vivo di questo argomento. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Bene, come vi accennavo, adesso metteremo in ascolto dell'Encheridium Indulgentiarium, ovvero quel libretto emanato dalla Santa Sede su disposizione ovviamente del Pontefice Regnante, che racchiude l'attuale disciplina, quindi le attuali concessioni date dall'autorità ecclesiastica, quindi dal Papa, che è il Papa che concede e apre il tesoro della Chiesa, per quanto riguarda la materia dell'indulgenza. Vi dicevo nella scorsa puntata che, sapendo queste cose, si scopre che tutti quanti stanno sempre in attesa dei giubilei per queste indulgenze. Ma non occorre aspettare un giubileo per l'indulgenza, vedremo che è molto più semplice di quanto si pensa, addirittura, ricorrendone chiaramente alle condizioni interiori, anche lucrare un'indulgenza plenaria. Quindi non è poi così
difficile, non bisogna aspettare una 8 ogni 25 anni o 33 o eventuali giubilei straordinari. Non occorre, possiamo acquistarla tutti i giorni in urgenza ordinaria, se vogliamo e se facciamo quello che si deve fare. Allora, come è fatto questo inquirito indulgenziario? Si trova tranquillamente nelle librerie cattoliche, anche in lingua italiana, quindi un libretto acquistabile che, se uno, che è comprensibile da chiunque. Se uno vuole avere sotto mano una rassegna delle indulgenze, può tranquillamente averlo. Certamente si può scaricare anche online. Io ne ho fatto anche una sintesi, soprattutto delle concessioni principali delle indulgenze, e credo che si trovi in qualche parte, adesso mi ricordo quale, del sito della parrocchia, www.parrocchiasanmichele.eu. In attesa che il sito www.leonardomariapompei.it possa essere presto perfettamente operativo. Ci stanno lavorando, stiamo incontrando dei problemi. Quando questo sarà ultimato, ci sarà uno spostamento, diciamo così, quindi una divisione, diciamo così, del materiale, diciamo così, parrocchiale o non legato alla mia persona, che resterà sul sito della parrocchia, mentre tutto quello che riguarda la mia attività personale apostolica andrà a confluire, a Dio piacendo, sul mio sito personale. Allora, come ha fatto questo Enchiridion? Dopo aver brevemente sintetizzato la dottrina cattolica sulle indulgenze, che adesso rapidamente riprenderemo perché non è altro che una sintesi di quello che abbiamo visto nelle puntate precedenti, elenca tutte le concessioni attualmente in vigore nella Chiesa, circa l'indulgenza sia plenaria che parziale. Quindi lo leggiamo, faremo qualche piccola glossa, ecco, e qualche piccolo commento. Allora, per quanto riguarda quello che dice sinteticamente, rilego alcuni punti sulla dottrina cattolica dell'indulgenza. 1. L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati già rimessi quanto alla colpa che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi. Definizione spettacolare di quello che è l'indulgenza, è perfettamente esaustiva. La rileggo facendo qualche piccola glossa. Quindi, l'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, quindi ciò che resta a livello appunto di espiazione, di purificazione, di pene da scontare davanti alla divina giustizia, tutto ciò che va sotto il nome generico delle conseguenze delle nostre colpe. Questo ricordatelo sempre, abbiamo visto in tante circostanze, il peccato è una fabbrica del male. D'accordo? Quando ci confessiamo, Dio ti perdona l'azione, d'accordo, con cui hai fabbricato quel male, che non dovevi fare, che è un'offesa di Dio. Ma il fabbricato che hai fatto rimane e va distrutto con la penitenza. Mi sono spiegato bene, eh? Quindi, riparando le conseguenze riparabili di ciò che è riparabile. Per esempio, se hai rubato dei soldi, devi restituire. Ecco. E caricandosi delle conseguenze e delle penitenze dovute per ciò che è riparabile, non è. Faccio un esempio, il più brutto esempio che si possa fare: il delitto d'aborto non è riparabile. Letteralmente, perché quell'anima di quel bambino non nato sul pianeta Terra non ci verrà mai, purtroppo. E bisognerà fare altro per. Quindi, l'indulgenza è la remissione a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa. Quindi, col sacramento della confessione, attenzione, perché le colpe siano rimesse, lo ripeterò fino alla nausea, devono essere ben confessate tutte quelle di cui abbiamo memoria dopo debito esame di coscienza, di tutto ciò che abbiamo fatto dall'uso della ragione fino ad oggi. Se l'abbiamo già fatto, meglio. I peccati si confessano, dice sempre il Concilio di Trento, per specie, numero e circostanze, chiamandoli per nome, non in maniera generica, e dando l'ordine di grandezza dei numeri, qualora non si ricordi il numero esatto e preciso, ed eventuali circostanze aggravanti. Sintetizzo, tanto
A Roma si diceva repetita iuvant o plura non nocent. Ecco. Cos'è una circostanza? Se io bestemmio e sono un genitore davanti a mio figlio, lo devo dire. Ecco. La bestemmia detta da un prete, Dio non voglia che faccia una cosa del genere, facciamo. La parolaccia detta da un prete è molto più grave della parolaccia detta da un laico, semplicemente per il fatto che esce dalla bocca di un prete, per la sua condizione soggettiva. D'accordo? Per cui, per esempio, quando io mi vado a confessare, se sto con la grata, io devo dire, io sono un sacerdote, o meglio ancora se dico io sono un parroco, perché per ora lo sono, ecco. Quindi i peccati commessi da me nella qualità soggettiva di sacerdote e di parroco sono più gravi di quelli di un laico. San Bernardo diceva, per i preti e per i consacrati le colpe lievi sono come le massime per i laici. Questo me lo becco io, incarto, si diceva sempre a Roma, e porto a casa. Ecco, e per avere la remissione delle colpe non basta confessarle bene, ma bisogna confessarle pentiti. Pentiti vuol dire addolorati di averlo fatto, già avendo nel cuore la ferma risoluzione di chiuderci per sempre e ovviamente un proposito fermo di metterci una pietra sopra. Quindi il sigillo sacramentale, il segreto, ecco, la tomba che si determina quando ci si confessa, perché la confessione è una tomba. Ecco, ma deve essere anzitutto la tomba e il cimitero dei nostri peccati, capite? Perché Cristo è passato attraverso la morte, d'accordo? Si è fatto ammazzare perché tutti quanti i nostri peccati potessero essere portati al cimitero e lì rinchiusi per non uscirvi mai più, solo per questo. Guardate che tutta tutta l'azione della Chiesa, tutta, è volta solo a una cosa, una sola: noi dobbiamo essere salvati dai nostri peccati e basta. Su questa terra non c'è sta nient'altro da fare, niente altro, niente altro. Quindi un ministro di Dio ti aiuta, e un prete è degno di questo nome, solo se ti aiuta a prendere coscienza dei peccati, annunciandoti ovviamente la possibilità del ritorno e della misericordia rettamente in te, intesa, ti dà gli strumenti per imparare a riconoscerli e ti ascolta se li vuoi confessare. E ti ascolta decentemente e conduce decentemente alla confessione. Non c'è nient'altro. Poi, una volta che uno è riconciliato, ecco, c'ha la santa comunione e se vuole c'ha pure le indulgenze. Ma senza questo passaggio, guarda, passaggio che non si può dare per scontato, io continuo a dire, a ripetere, sono sicuro di quello che dico. Oggi è il tempo delle comunioni sacrileghe. Perché il peccato è diffusissimo, ma non è riconosciuto come tale. Io ricevo, non ce la faccio a starvi dietro per tutta la roba, decine di mail, di messaggi, tutti i giorni, che faccio una fatica enorme, di gente che dice: ma sa padre, ma è peccato questa cosa qui, ma c'è quel mio amico, c'è quella mia amica che fa queste cose, fa fare la comunione tranquillamente come se niente fosse, anzi, se ho detto qualcosa non c'è sta niente di male. Questo è un fenomeno generalizzato. E quelle comunioni diventano veleno. E non c'è indulgenza senza la remissione delle colpe. Nessuno di noi può essere sicuro, dice il Concilio di Trento, di essere stato perdonato da Dio. Ma se uno ha fatto bene la confessione della vita, bene significa, io dico sempre alle persone: guarda, figlio mio e figlia mia, non pensare che tu riesca a confessare tutti i peccati della tua vita, perché ci vorrebbe un dono straordinario. Cioè, capito? Io ho 45 anni, cioè dovrei essere capace di ripercorrere la mia vita giorno per giorno da 7 anni fino a oggi. Come faccio? Cioè, io non mi ricordo tutte le singole giornate che cosa ho fatto, no? È chiaro che se uno ci mette un pochino d'attenzione, invoca lo Spirito Santo, con l'aiuto di Dio, affioreranno alla nostra coscienza almeno le cose principali. Ovviamente, se tu hai fatto un buon percorso di formazione, per questo che la predicazione è così importante, perché tu devi prendere prima coscienza. Devi essere messo davanti a Dio, qualcuno che ti dice questo va bene e questo non va bene, perché la coscienza tua non è legge assoluta, perché potrebbe essere erronea, potrebbe essere malformata. Non è peccato quello che tu pensi che sia male, ma quello che Dio ti dice essere male, un'altra cosa è. E il primo passaggio è riconoscerlo. Capite? Quindi oggi molte situazioni, la situazione di molti fedeli è che, come dire, vivono e si chiamano anche fedeli, ma in realtà, come dire, stanno peggio
di come stavano gli antichi catecumeni che si battezzavano da adulti. C'è qualche movimento ecclesiale che sulla base di queste considerazioni ci ha impostato poi un itinerario di fede, un movimento ecclesiale nei confronti di cui io ho molte riserve per quanto riguarda la pratica, però la considerazione, come dire, l'analisi è corretta, correttissima. Cioè ci sono oggi molti fedeli cristiani che sono stati battezzati, comunicati e cresimati e che sono illusi, illusissimi di essere dei buoni cristiani, che vanno tranquillamente a messa e fanno tranquillamente la comunione. Che oggettivamente hanno una vita proprio lontanissima da Dio. E la maggior parte di essi, purtroppo, c'è il cuore chiuso. E guai a te se ti azzardi a dirgli mezza cosa. E come ti permetti? Capite? Purtroppo. Quindi, ripeto il commento di questo primo punto: l'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto in determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministro della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi. Cosa sono? Ormai dovremmo saperlo. Tutte le preghiere, sacrifici, mortificazioni e penitenze offerte a Dio come espiazione dei peccati da Gesù, dalla Madonna, dai martiri e dai santi. Questo tesoro abbiamo visto che è sempre, è come un conto in banca del cielo. Tu fai un digiuno, d'accordo? Sappi che se stai in grazia di Dio e lo offri a Dio, vai a mettere i tuoi 4 euro, perdonatemi la metafora, dentro il conto in banca del tesoro dei santi. D'accordo? Lì ci stanno degli assegni circolari grossi, che alcuni martiri, alcuni santi hanno passato veramente le pene dell'inferno, ma 4 euro ce li puoi mettere pure tu con qualche preghiera, con qualche penitenza che offri al Signore. Secondo, sempre la presentazione dell'inquirio della dottrina, l'indulgenza è plenaria o parziale, secondo che libera in tutto o in parte della pena temporale dovuta per i peccati. Cos'è questa pena temporale? Sofferenze. Sofferenze, pene, che o sulla terra, e il che sarebbe assai meglio, o in purgatorio, e il che sarebbe assai peggio, dovremo affrontare e purificarci dai nostri peccati. Questo l'uomo di oggi non lo sentì. L'uomo di oggi vorrebbe: io ho fatto un macello, ho fatto peccati su peccati, faccio la confessione, o qualcuno dice pure la confessione, la faccio. E poi sto mimando, dato che siamo in radio, il gesto avete visto, di chi fa così con le mani, no? Si dà una sfregatina di mani e è finito tutto. Non è finito tutto manco per niente. Non date retta a chi dice questa cosa qui, perché poi quando andrete in purgatorio, tra i vari rimorsi che ci avrete il rimorso di dire: sciagurato che sono stato, d'accordo, il Signore mi ha fatto ascoltare la catechesi di Don Leonardo o di Don Pasquale o di Don Filippo o di Don Nicola, che è certamente più bella della mia, e non gli ho dato retta e non ho fatto un pochino di penitenze sulla terra, ma mi tocca farle qui, che sono peggio, senza merite, più lunghe, più dolorose. Ecco, io non ve lo posso dimostrare, ma come diceva la buona piccola Santa Bernadette, io non ho avuto le apparizioni della Madonna, ma sono un povero prete. Un povero prete deve predicare, quindi il mio compito è dirvelo. Non posso obbligarvi a crederci, ecco. Ma raccomando vivamente di farlo, perché chi non lo farà si pentirà anche di questo. Ma ripeto, non per le cose che dico io, perché io sto decodificando la rivelazione. Sono un ministro, io sono un servo inutile. Ecco, la mia ragione di essere e di esserci è dire la sana dottrina cattolica, punto e basta. Ed è quello che in coscienza cerco e mi sforzo di fare ogni volta che parlo, in pubblico e pure in privato. Come dalla mia attività apostolica, che non c'è persona più esposta di me, penso, insomma, in giro, forse sì, ma comunque sono molto esposto, penso che chiunque possa constatare. Ecco, poi se dovessi aver detto qualche sfrondone, qualcuno mi mandi i link o le cose, io in coscienza non credo e sarò il primo a farne pubblica ammenda davanti a tutto, a rimuovere qualunque materiale che sia in contrasto con la dottrina cattolica che circolasse con il mio nome o con la mia voce. Quindi,
Allora, l'opzione, diciamo così, dell'attuale disciplina della chiesa è stata quella di, come dire, definire genericamente l'indulgenza parziale parziale senza specificare giorni, mesi e anni. Voi vedrete se andate in qualche chiesa d'epoca, non lo so, indulgenza di 400 giorni ogni volta che si entra, indulgenza di 3 anni, indulgenza di 3 mesi. Ecco, un tempo c'era questa specificazione, c'era questa gradazione. Adesso la chiesa ha fatto questa opzione di lasciare che la graduazione la faccia nostro Signore, prendiamo atto e così è. Ecco, comunque la differenza tra parziale e totale è a seconda del fatto che l'opera indulgenziata sia di per sé stessa, poi vediamo se ci sono le condizioni, idonea a rimuovere totalmente o parzialmente le conseguenze e le pene temporali dovute per i peccati. Poi, ogni fedele, vi ricordate, l'indulgenza può essere lucrata in due modi, per se stessi o ad modum suffragi, come abbiamo visto nelle puntate precedenti. Ogni fedele può lucrare indulgenze sia plenarie che parziali per se stesso, cioè in sconto dei peccati suoi, oppure applicarli ai defunti a modo di suffragio. Opera di grandissima misericordia spirituale, di cui il Signore non mancherà di renderci ricompensa e di cui le anime del purgatorio non mancheranno di renderci il contraccambio in gratitudine, preghiere, grazie, sono dato al cielo. A modo di suffragio, chiaramente, vuol dire a sconto delle pene dovute ai peccati dei defunti per abbreviargli l'intensità o il tempo delle pene che soffrono nel purgatorio. Vedete come la dottrina cattolica è semplice, d'accordo? È semplice. È semplice e lineare, proprio. Non ha. L'importante è esporla in maniera, insomma, chiara così come è già esposta, d'accordo? Ogni tanto a me qualcuno mi dice che, ma quanto parli chiaro? Ma guarda, che se leggi, io lo ho letto adesso. Ogni fedele può lucrare l'indulgenza sia plenaria che parziale per se stesso oppure applicarla ai defunti a modo di suffragio. Sì, qualche piccola spiegazioncina, ma è già abbastanza chiaro, ecco. Perché grazie a Dio la Chiesa quando parla, come Chiesa, non quando parla qualche uomo di Chiesa, è sempre chiara, semplice, netta, precisa, perché il suo compito è illuminare il fedele, aiutarlo, non complicargli la vita con discorsi complicati. Ecco, bene. Poi il documento specifica ancora che per lucrare qualunque tipo di indulgenza, qui prendete carta e penna, sono necessarie 5 condizioni. Cioè, ci vuole l'intenzione almeno generale di acquisirla. D'accordo? Quindi non è automatica, l'intenzione è fondamentale in tutte le nostre opere. Ecco perché quando preghiamo il rosario, è bene mettere per esempio un'intenzione ad ogni decina. Ecco, perché sì, se non ce la metti, stai pregando genericamente, prega per noi peccatori. Ecco, ma è sempre meglio metterla. Ricordate tutto il discorso delle sante messe, l'intenzione della messa, no? Ecco, che il sacerdote ce la deve mettere. Ecco, così come l'intenzione quando celebra di fare ciò, qualunque sacramento, di fare ciò che fa la Chiesa, almeno genericamente, il sacerdote ce la deve mettere. È importantissima l'intenzione davanti a Dio. Poi, il famoso requisito di cui ho parlato tante volte, il distacco dell'affetto dal peccato anche veniale. Distacco dell'affetto parla. Vuol dire che per quanto sta in te, questa è una cosa che vede soltanto Dio, non ci deve essere nessuna volontà deliberata di peccare anche nel poco. È chiaro questo qui? Cioè, perché questo vale soprattutto, questa seconda condizione vale sempre per lucrare un'indulgenza plenaria, mentre le altre quattro che vedremo, anche la confessione sacramentale, la comunione sacramentale, il Pater, Ave e Gloria secondo l'intenzione del Santo Padre, valgono per tutte le indulgenze. Ma perché un'indulgenza che è concessa dalla Chiesa come plenaria sia acquistata come plenaria, ci vuole questa numero 2. È ovvio questo qui, perché l'indulgenza, come dire, dal nome stesso, il termine indulgenza vuol dire un provvedimento, come dire, di grazia, ecco, un regalo. Allora, tu non puoi avere un regalo, cioè l'indulgenza che ti rimuove tutte le pene dovute per il peccato, se tu sei disposto a continuare a fabbricare il male anche col peccato veniale, perché il peccato veniale non fabbrica, come dire, un gigantesco mostro, ma abbastanza. Io raccontavo tante volte, non mi ricordo se era Santa Caterina da Genova, comunque una santa, adesso non mi ricordo la fonte, che una volta il Signore gli fece vedere
l'orrore attraverso un'immagine di una bugia di scusa. Ha detto: ho visto un mostro talmente raccapricciante che non ci ho dormito la notte. Una bugia di scusa che noi magari formuliamo con tanta leggerezza, ma ci metto anch'io in mezzo a questo noi, capite? Per questo che dobbiamo sempre leggere gli scritti dei santi, le vite dei santi e le biografie dei santi. Non sta a perdere tempo, ha preso la scatola del diavolo, che si perde solo tempo, purezza, salute, senno mentale, eccetera. Ecco. È chiaro che quando io la prima volta che lessi quella cosa dico: ah, andiamo bene, dico, una bugia di scusa, ha visto un mostro talmente brutto che ci ha dormito la notte, o forse tre notti, adesso non mi ricordo bene. Andiamo bene. E ho una parolaccia volgare secondo chi mi ascolta, una volgarità, secondo chi mi ascolta, è un peccato piccolo o un peccato grosso? Tenuto conto che tutte quante le parolacce volgari, per esempio la brutta parolaccia che è il mandare qualcuno, come si dice, a quel paese in termini volgari, quella, il significato della volgarità, come dire, più chiaro ancora in lingua inglese, è una, come dire, è un atto sessuale. Tutto quello che c'è a che fare con gli atti sessuali, come chiamare gli organi genitali maschile e femminile con gli equivalenti volgari, ma secondo voi può essere davanti a Dio un peccato veniale? Certo che non lo è. Quindi, oggi vi dicono tutte quante le parolacce, ma ce la lo so, e un sacco di gente dice un sacco di bestemmie. Non è il parametro quello che fanno tutti. Le volgarità non si dicono per nessun motivo. Se Gesù nel Vangelo dice: chi dice a suo fratello stupido sarà sottoposto a giudizio, testuali parole, capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Quindi stupido è una piccola offesa, ma non è volgare, perché stupido vuol dire tu sei senza cervello. È una mancanza alla carità, d'accordo? È una piccola offesa. Gesù dice: chi gli dice stupido sarà sottoposto a giudizio. Quindi sta dicendo che dire stupido è peccato, non mortale, perché poi chi gli dice pazzo sarà sottoposto al sine, chi gli dice... E chi si adira con il proprio fratello, attenzione, sarà sottoposto a giudizio. Chi è stupido al sinedrio. Quindi non vai all'inferno, ma addirittura al sinedrio. Chi gli dice pazzo al fuoco della Geenna. Quindi pazzo a quei tempi era una brutta parola. Scusate, chi gli dice quella parolaccia che comincia con ST? Secondo voi dire una persona pazzo o ST, quale è peggio? E Gesù dice: chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Quindi non è che le parolacce sono: vabbè, ho detto una parolaccia. Oh! Se dici le parolacce, dimenticate l'indulgenza plenaria, eh? Ma dimenticate pure quella normale, perché devi confessare. Ecco. E non devi di più. Ecco. Allora, queste sono le condizioni generali. Poi, ci sono quattro concessioni generali per lucrare un'indulgenza parziale da parte dei cristiani, guardate che bella questa espressione, che tendono regolarmente alla perfezione della carità, cioè vivono in grazia di Dio e si sforzano di tendere, come è dovere di tutti i figli di Dio, la loro santificazione. Allora, quali sono? 1. Le pie invocazioni elevate a Dio con umile fiducia dal cristiano fatte durante lo svolgimento del suo lavoro o nel tollerare le avversità. Non so chi di voi, per esempio, conosce le cosiddette preghiere della mortificazione, che sono semplicemente una raccolta di giaculatori. Adesso non stiamo a fare leggende su note nella traduzione della Chiesa. Per esempio, l'altro giorno al Corpus Domini, la processione, se uno dice: sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento, è un'invocazione. Se uno dice: Dio sia benedetto, è un'invocazione. Se uno dice: Gesù ti amo, è un'invocazione. Se uno dice la bellissima frase di Dondolindo: più spesso ripetiamo e meglio è, Gesù pensaci tu, è una pia invocazione. Se uno fa una comunione spirituale: Gesù ti amo, nel mio cuore ti bramo, una forma breve, è una pia invocazione. Madre mia, fiducia e speranza in te mi affido e abbandono, è una pia invocazione. Totus tuus, oggi è il 31 maggio, la festa dei consacrati, è una pia invocazione. Gloria a Dio solo, quella che piaceva tanto a San Luigi Monforte, è una pia invocazione. Pietà di me, Signore, pietà di me. Signore Gesù, abbi pietà di me. Tutte quante le piccole, pie invocazioni, anche che ve le inventate. A Gesù Maria vi amo, salvate tutte le anime, quella di Suor Consolata Petrone. Ognuna di queste è un'indulgenza parziale. Quindi quante dovremmo dirne? Quante potremmo dirne in tutta la giornata? Poi,
concessione generale, un cristiano che dona se stesso e i suoi beni per spirito di fede ai fratelli che si trovano in necessità, cioè le elemosine. Qui, punto dolens. Le elemosine bisogna farle, fratelli e sorelle carissime, cioè quella è grande opera al cospetto di Dio. Mi ricordo se San Pietro o San Paolo, ma credo San Pietro o San Giacomo, comunque, è una lettera del Nuovo Testamento, si legge questa sentenza: la carità copre una moltitudine di peccati, e dal contesto si capisce che lì con carità c'è da intendersi proprio elemosina, i soldi, perché staccarci dai soldi è una grande fatica. Quindi ce ne abbiamo infinite, tutti quanti quei nostri fratellini che vengono a pulirci il vetro, d'accordo, che chiedono elemosine quando ci hanno realmente bisogno, d'accordo, ecco, sono inviati dal Signore. Perché ogni minimo centesimo consegnato, c'ha bisogno o non c'ha bisogno, Padre Pio diceva, peggio per lui. Certo, io dico sempre, se ti viene vicino un giovanotto che si vede che è un tossicodipendente e ti dice che mi dai qualche spiccio, lì in quel caso bisogna pensarci. Ma quando non sia proprio palese, o se ti viene un ubriacone palesemente che puzza di vino lontano un miglio, allora portalo al bar e comprargli un panino, non gli metti i soldi in mano. Ma fuori di questi casi, si dia. Se non sei sicuro, puoi dare non molto. Ma se viene uno, poverino, al semaforo, che non c'ha un braccio, che non c'ha una gamba, a me è successo, che deve fare quel poraccio? Dagli qualche soldo se ce l'hai. Se vuoi, per carità. Poi, ognuno risponde delle azioni che fa davanti a Dio. Poi, ad un cristiano che si briga di qualche cosa a lui gradita o lecita in spirito di penitenza, i fioretti che abbiamo fatto nel mese di maggio, spero, sacrifici e mortificazioni volontarie, digiuni, penitenze piccole o grandi, anche un cioccolatino, anche un caffè, non serve fare chissà che cosa, indulgenza parziale. Poi, un cristiano che rende testimonianza della fede pubblicamente davanti agli altri, chi non si vergogna di Gesù e c'ha il coraggio di presentarsi come cristiano, c'ha il coraggio di girare con il rosario in mano, se dice il rosario sull'autobus di prendere la corona e non di dire le medicine a mente perché dopo mi vedono a che figura ci faccio. Indulgenza plenaria, indulgenza parziale per questo. Capite? Poi, alcuni sacramentali, gli oggetti sacri. Io vi raccomando, almeno uno addosso, non manchi. Il crocifisso, la corona del rosario, lo scapolare della Madonna, o chi li venera, o chi li porta addosso. Io consiglio, mio modestissimo parere, se volete un consiglio, portate il rosario al collo, senza esporlo, senza ostentarlo, sotto i vestiti, se no si portano addosso, non vanno, la medaglia miracolosa, non manchi. Io raccomando anche la medaglia di San Benedetto, che è un potentissimo sacramentale, d'accordo? Chi è devoto alla Madonna e ha la pia abitudine di girare col rosario piccolo magari in mano, non è nessuna ostentazione, d'accordo? Per quanto mi riguarda. Certo, purché non si abbia poi la doppia vita che gira col rosario in mano e poi dice un sacco di parolacce, per esempio, allora è meglio che se lo mette in tasca prima di metterselo in mano. I sacramentali, gli oggetti benedetti, c'è l'indulgenza parziale. Lo scapolare della Madonna è anche vivissimamente consigliato, d'accordo? Il crocifisso al collo o in tasca, un bel crocifisso da baciare e da venerare ogni tanto. Io consiglio a tutti, la prima cosa da fare la mattina quando si sveglia è il crocifisso, baciare il crocifisso. Anche chi c'è il marito e la moglie, prima si bacia il crocifisso e poi si bacia il marito o la moglie, che è sempre bene baciare tutti i giorni, primo e ultimo atto. Poi appena incontri tuo figlio, i tuoi figli, ecco, impari a baciare anche i figli, eccetera, eccetera. Ok? Benissimo. E poi, attenzione a una cosa molto importante. Si specifica che per lucrare le indulgenze tutte le preghiere devono essere recitate vocalmente, non a mente. Quantomeno devono essere labializzate, si dice così tecnicamente, cioè recitare una preghiera a voce non vuol dire necessariamente ad alta voce, che
se storno da recitare il rosario sull'autobus, mica posso mettere davanti a tutti Ave Maria, piena di grazia, che dopo diventa, non sarebbe una cosa opportuna. Labializzarle, questa è una cosa che c'è, le nostre nonne lo sapevano bene, significa semplicemente muovere le labbra senza neanche parlare sottovoce, cioè, le singole parole. È come se uno facesse il mimo, capite? Però il gesto solo di muovere le labbra, dal momento che implica una maggiore attenzione e anche un maggiore sforzo ascetico, d'accordo? Perché un conto è pregare vocalmente, un conto è pregare mentalmente, si fatica di meno a pregare mentalmente. Ecco perché bisogna pregare vocalmente. Perché è un'indulgenza che richiede un piccolo sacrificio, ecco, quale l'uso della voce mentre stai pregando, d'accordo? Quindi, questo vale per un'indulgenza, eh? Poi, che si può allungare una sola indulgenza plenaria al giorno e che una sola confessione permette l'acquisto di più indulgenze. Ok? Quando però con una certa opera indulgenziata fosse prevista anche la comunione e la preghiera per il Santo Padre, bisogna fare tante comunioni e tante preghiere quante sono le indulgenze che si vogliono acquistare. Infine, adesso, ad edificazione degli ascoltatori. Stiamo addirittura d'arrivo, gli ultimi 5 minuti. Vi dico quali sono le principali concessioni dell'indulgenza plenaria. Pronti? Ovviamente a quelle condizioni, essere in grazia di Dio e il distacco dell'affetto del peccato anche veniale. Ok? Per esempio, mezz'ora di adorazione continuata al Santissimo Sacramento. Indulgenza plenaria. Tu te ne vai dove c'è l'adorazione. D'accordo? O anche davanti al tabernacolo, sosti in adorazione, per mezz'ora di seguito, indulgenza plenaria. Io la faccio, cerco di farlo ogni giorno, mezz'ora di adorazione. Poi, la Via Crucis. Il venerdì, chi può, è bene che faccia la Via Crucis. In Quaresima è l'esercizio, diciamo, tipico. Ogni volta che uno fa la Via Crucis, sta in grazia di Dio, c'ha il distacco dell'affetto del peccato, c'ha l'indulgenza plenaria. Io faccio la Eucaristia tutti i venerdì, benissimo, tutti i venerdì te becchi indulgenza plenaria. Faccio mezz'ora d'adorazione al giorno, tutti i giorni te becchi l'indulgenza plenaria. Allora a che serve il giubileo? A te ti serve a niente. Scusatemi, capite il senso in cui lo sto dicendo, no? Poi, una corona del rosario recitata vocalmente in chiesa, o anche una sola corona, specifica, indulgenza plenaria. Oppure anche fuori della chiesa, ma se recitato in famiglia o in comune, quindi rosari che abbiamo fatto per esempio nel mese di maggio, nelle famiglie, indulgenza plenaria. Ok? Poi, ancora, la recita dell'inno Acatistos. Io lo recito sempre per devozione all'inizio dell'anno e lo uso anche per la novena dell'Immacolata. Un bellissimo inno mariano che viene dall'Oriente. Indulgenza plenaria. Poi, almeno mezz'ora di lettura della parola di Dio. Ti prendi il Vangelo, la Bibbia e te ne stai mezz'ora davanti alla parola di Dio. Indulgenza plenaria. Poi, ritiro spirituale di almeno 3 giorni. Chi di voi ha l'abitudine, noi preti per forza, di fare almeno 3 giorni di seguito di esercizi spirituali, indulgenza plenaria. Poi, l'indulgenza in articulo mortis, che si dà in occasione dell'olio santo e non fate morire la gente senza l'olio santo. Data dal sacerdote con la benedizione apostolica ad hoc. Indulgenza plenaria. Poi, vediamo altre cose. La partecipazione all'azione liturgica dell'adorazione della croce il venerdì santo. Indulgenza plenaria. La messa in cena Domini del venerdì santo. Indulgenza plenaria. Del giovedì santo, scusate. Poi, all'inizio dell'anno, recitare il Veni Creator, io lo faccio sempre. In una funzione pubblica, in chiesa, quindi la recita in chiesa, indulgenza plenaria. E così come la celebrazione del 31 gennaio con il canto pubblico del Te Deum o la recita, indulgenza plenaria. Poi la rinnovazione delle promesse battesimali nella veglia pasquale o nell'anniversario del proprio battesimo, che tutti dobbiamo conoscere, cosa vuol dire? Rinuncio a Satana, a tutte le sue opere, a tutte le sue istituzioni e la recita del credo, indulgenza plenaria. Come se va la notte di Pasqua. Poi dal 2 all'8 novembre, dal 1 all'8 novembre, scusate, quindi la preghiera, la visita al cimitero,
e la preghiera, anche solo mentale, unica eccezione, per i defunti. Cioè basta andare al cimitero e fare anche a mente un eterno riposo, ok? Dal 1 all'8 novembre, indulgenza plenaria applicabile per i defunti. Ok? Più la recita del rosario. Rosario in cimitero e preghiera, anche solo mentale, per i defunti dal 1 all'8 novembre. D'accordo? Poi la visita di una chiesa o la cappella del 2, nel giorno del 2 di novembre, il giorno di tutti i defunti, e la recita del padre e del credo. Ok? Ancora, sempre indulgenza plenaria, quella del 2 agosto. Quindi la visita alla chiesa parrocchiale e la preghiera secondo le intenzioni del Papa, il credo, la comunione e la confessione, il 2 di agosto, e una delle quattro basiliche patriarcali romane, una basilica romana minore, la chiesa cattedrale di ogni diocesi o nella festa dei Santi Pietro e Paolo o nella solennità del patrono o il 2 agosto, e i santuari, una volta all'anno, quando si visita un santuario oppure nella festa del patrono di quel santuario, in urgenza plenaria. Hai visto quante sono? Se uno si potesse, cioè, facilissimo, purché ci sia la grazia di Dio e il distacco dell'affetto dal peccato. Poi, le principali concessioni in tema di indulgenza parziale sono la visita del Santissimo Sacramento per meno di mezz'ora, la recita delle linee ad oro dei devoti, o tanto un ergo sacrum convivium, poi il ringraziamento dopo la comunione, che bisogna farlo sempre. D'accordo. L'orazione mentale, l'esame di coscienza che facciamo prima di andare a dormire, la comunione spirituale, il rosario al di fuori delle condizioni in cui è plenaria, poi la recita del Salve Regina, la recita dell'Angelo di Dio, la recita del Magnificat, la recita dell'Angelus, qualunque preghiera rivolta alla Madonna approvata dalla Chiesa, la recita della preghiera a San Giuseppe, a Dio Beato Giuseppe, la recita delle litanie approvate dalla Chiesa, al Santissimo Nome di Gesù, al Sacratissimo Cuore di Gesù, al Santissimo Sangue, le litanie lauretane del Rosario, le litanie dei Santi, le litanie di San Giuseppe, ogni novena pubblica, quindi recitata in chiesa o con la comunità, ogni volta che si prega per il Papa o per il Vescovo, la recita delle preghiere prima e dopo i pasti, che bisogna farli, al principio e al termine del giorno, le preghiere del mattino e della sera, l'indulgenza plenaria, al principio e alla fine del lavoro, il segno della croce, fatto devotamente dicendo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Più segni della croce si fanno durante la giornata e meglio è. La recita del credo, gli atti di fede, di speranza e di carità, le visite al cimitero e le preghiere per i defunti, la recita devota dell'eterno riposo. Avete visto quante ce ne stanno? Capite? Quindi, senza che ci venga la febbre da anno santo, vedete che se uno vuole e vive in grazia, guardate quanti tesori che ci abbiamo dalla Santa Madre Chiesa. Concludiamo questo ciclo, un breve amarcord, un breve excursus. Siamo partiti cercando di verificare chi fosse l'uomo e soprattutto da dove venisse. Abbiamo visto la creazione di Dio, i motivi che la supportano e perché crederci, ecco, e perché non dare retta a tutte le scemenze che dicono gli evoluzionisti e compagnia cantante. Abbiamo visto che l'uomo è stato creato perfetto da Dio e che è decaduto per colpa propria. Abbiamo visto il peccato originale, abbiamo fatto delle ipotesi teologiche circa il contenuto del peccato originale e abbiamo visto come questa condizione purtroppo ha causato un degrado della natura umana che Cristo è venuto a redimere, ma che purtroppo in questo mondo non è possibile cancellare. Possiamo solo attraverso la grazia operare con fatica perché ci possiamo santificare nonostante rimaniamo in condizione precaria di miseria, soggetti alla tentazione, alle sofferenze e dovremo tutti quanti morire. Abbiamo visto come questa grazia ci è arrivata, d'accordo, e come funziona dentro di noi, ribadendo anche l'importanza fondamentale del libero arbitrio. D'accordo. A questo punto poi ci siamo concentrati sulla fine della vita terrena, sul fatto che ci attende la morte, sul fatto che ci attende il giudizio particolare ed universale e sulla reale possibilità della dannazione, paradiso e inferno. Abbiamo anche affrontato il tema del purgatorio abbastanza a lungo e del limbo, che non è magistero della Chiesa ma dottrina comune, vi ricordo, e abbiamo poi affrontato il tema della risurrezione della carne, vedendo anche i documenti che escludono eventuali ipotesi di apocatastasi, quindi
La dannazione e la beatitudine sono due condizioni eterne che saranno condivise anche dal corpo risorto. Abbiamo infine ripreso il discorso sul purgatorio, vedendo bene alcuni documenti del Magistero della Chiesa, e concluso con l'amplissimo excursus, che credo ci abbia portato via 3, 4, forse 5 puntate, sul panorama delle indulgenze, nella speranza, ecco, siamo arrivati a oggi a vedere poi alla fine che si deve fare, che molti di voi, ascoltando queste esortazioni, stando lontani dal peccato, facendo bene la confessione generale e imparando ad usare le indulgenze, non solo per sé ma anche per le anime dei nostri cari defunti, ci facciamo il meno purgatorio possibile, ce lo facciamo qui su questa terra, aumentando in meriti e crescendo in gloria, quando al termine di questa pellegrinaggio in questa valle di lacrime speriamo che il Signore ci accolga, per grazia e non per i nostri meriti ovviamente, nella sua eterna dimora di luce, di gioia, di felicità e di pace. La settimana prossima inizieremo un nuovo argomento catechetico, ci preghiamo un po' su per vedere quale. Io vi do appuntamento appunto alla prossima settimana e vi saluto. Ave Maria.